Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». Sorelle e fratelli carissimi, anche questa settimana la buona novella vi raggiunge da Castelfrentano, precisamente dalla Chiesa del Rosario, dove sono rappresentati tutti i misteri del Rosario, appunto. La scorsa settimana abbiamo visto il mistero dell'Ascensione, oggi vediamo e celebriamo il mistero della Pentecoste. Da dove nasce questa festa e perché si chiama così? Nell'antichità esisteva una festa agricola che veniva chiamata Festa della Mietitura e capitava nel mese di giugno, quando appunto maturava il grano e veniva mietuto, e alla fine la gente faceva una festa per ringraziare il Signore di tutto quello che aveva raccolto, perché così aveva da vivere per l'intero anno. Ad un certo punto della storia il popolo degli ebrei fissa una data precisa, 7 settimane dopo la Pasqua, e quindi questa festa capitava nel 50° giorno, perciò si chiama Pentecoste. La sua origine quindi viene dalla terra, viene dall'agricoltura, ma presto diventa una festa religiosa. Il popolo degli ebrei non vuole ringraziare Dio soltanto per il dono del grano, per il dono del pane che permetterà la vita fisica, vuole ringraziare Dio per il dono della legge, per la Torah che permetterà la vita spirituale. La Torah era il tesoro più prezioso che il popolo degli ebrei aveva. Esso faceva dire loro che erano il popolo più intelligente e più sapiente di tutta l'antichità. Ciò che la legge conteneva era davvero prezioso, davvero utile per l'umanità, ma aveva un limite la Torah. Era una legge esterna, era scritta sulla pietra. L'uomo riconosceva la sua bontà, ma spesso si sentiva attratto dal suo contrario. La legge lo invitava a seguire un solo Dio ed egli spesso seguiva tanti dei. La legge lo invitava ad un matrimonio fedele, fecondo, indissolubile, e lui spesso diventava adultero. La legge lo invitava al rispetto delle cose e lui spesso rubava. La legge lo invitava al rispetto della vita e lui spesso commetteva degli omicidi. La legge lo invitava alla verità e lui spesso diceva bugie e falsità. Ci voleva qualcosa che potesse cambiare le carte in tavola, che potesse far comprendere all'uomo che quelle regole non gli erano esteriori, ma gli nascevano dal cuore, rispettavano la sua identità più profonda, la sua natura più vera. Ci voleva una vita che non venisse più dagli uomini, ma venisse da Dio. E questa vita nuova, questa vita divina che ciascuno di noi sperimenta dentro di sé, è proprio il dono dello Spirito.
Come dicevano già i profeti, con il dono dello Spirito la legge non sarà più scritta sulla pietra, sarà scritta nel nostro cuore. Ciò che la legge dirà, perciò, non sarà più esteriore a noi, non lo sentiremo più come un'imposizione, ma come una espressione della nostra natura. È come se un uomo e una donna che stanno per diventare genitori si applicano a comprendere cosa significa essere papà, essere mamma, leggono libri, chiedono informazioni, accumulano nozioni una sull'altra, ma quando finalmente diventano genitori perché nasce il loro bambino, la loro bambina, certamente ciò che hanno letto potrà essere utile nelle cose pratiche, ma nessuno più dovrà spiegare a quell'uomo cosa significa essere padre, come si esprimono i sentimenti di un padre. Nessuno più dovrà spiegare a quella donna cosa significa essere madre, come si esprimono i sentimenti di una madre. Quindi lo Spirito permette a noi di comprendere che quello che il Signore ci suggerisce è già scritto nel nostro cuore. Per questo lo Spirito, Gesù ce lo presenta con due nomi, Paraclito e Spirito di verità. Paraclito è un termine che viene dal greco, non molto comune nel nostro modo di parlare. Già forse la sua traduzione latina ci sembra più vicina. Infatti in latino paraclito si dice advocatus, in italiano perciò avvocato. Chi è l'avvocato? Colui che ti sta vicino, colui che ti protegge, colui che ti difende in una causa contro chi casomai vuole farti del male, contro anche un giudice che tu pensi possa essere ingiusto nei tuoi confronti. Lo Spirito è il nostro avvocato, colui che ci sta vicino, colui che ci protegge, colui che ci difende, ma non certamente da Dio, perché da Dio non abbiamo bisogno di difenderci. Egli è amore e solo amore per ciascuno di noi. Noi non pensiamo come pensavano i rabbini, che quando saremmo stati al cospetto di Dio avremmo dovuto portarci un avvocato e che quell'avvocato sono le opere buone che abbiamo compiute. Esse difendono gli uomini e le donne di fronte a Dio che eventualmente volesse punirli. Dio non punisce nessuno e non abbiamo bisogno delle opere buone per essere amati dal Signore. Egli ci ama a prescindere. Quindi lo Spirito ci difende da ciò che è male e da ciò che ci fa male, da quello che nella seconda lettura Paolo, scrivendo ai Galati, chiama opere della carne. Ve le vorrei leggere per non dimenticarne nessuno. Le opere della carne, dice San Paolo, sono la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, le stregonerie, l'inimicizie, la discordia, la gelosia, i dissensi, le divisioni, le fazioni, le invidie, le ubriachezze, le orge e cose del genere. È da tutto questo che lo Spirito ci difende, fratelli e sorelle, affinché, come dice sempre San Paolo, noi possiamo portare il frutto dello Spirito, che è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco che cosa fa lo Spirito con noi. Ed esso è anche lo Spirito di verità. Non perché ci impedirà di dire le bugie, purtroppo qualche bugia ci capiterà sempre di dirla, ma perché ci rivelerà la verità su Dio e la verità sull'uomo, sul nostro essere persone, sul nostro essere creature. Ci farà capire ciò che ci umanizza, ciò che rende bella e piena, riuscita la nostra vita e ci farà comprendere ciò che ostacola
questa riuscita della nostra vita, anche se ciò che ci ostacola spesso è proposto da molti pulpiti, dalla televisione, dai social, dai giornali, dalle riviste. Gli stili di vita che tutti questi mezzi di comunicazione ci propongono spesso vanno contro la verità dell'uomo. Lo Spirito ci ricorda questo e ci dice: non vivere secondo quello che ti piace, non vivere perché devi essere per forza alla moda. Vivi secondo ciò che ti fa bene, vivi secondo ciò che il Signore Gesù ti ha suggerito, vivi facendo della tua vita un dono d'amore per tutti, vivi mettendoti a servizio delle altre persone, vivi diventando solidale delle altre persone. Ripeto, anche se tutto e tutti ci dicessero che questa non è la verità, lo Spirito ci suggerisce che questa che il Signore ci ha proposto come vita è la vera vita, è la nostra verità. Del resto, a noi le cose finte non piacciono. Fra una rosa vera e una rosa di plastica, sfido chiunque fra voi a scegliere la rosa di plastica. Fra un bell'animale e un peluche, sfido chiunque di voi a scegliere il peluche. E anche quando parliamo delle persone, noi usiamo spesso questo aggettivo. È un vero uomo, è una vera donna, è un prete vero. Così noi definiamo le persone che trasmettono con la loro vita quello che dicono con le loro parole, con la loro bocca. Noi apprezziamo la coerenza, apprezziamo chi vive secondo la sua verità, la verità della sua struttura, la verità della sua vocazione. E di questo lo Spirito dà testimonianza a Gesù, e noi pure, riempiti dello Spirito, dobbiamo essere capaci di dare testimonianza a Gesù. Cioè, non dobbiamo soltanto essere capaci di ripetere le notizie su Gesù dal punto di vista intellettuale, le verità che sono contenute nella Sacra Scrittura. Dobbiamo innamorarci della Scrittura e di Gesù e parlare e testimoniare con la nostra vita l'adesione che con la nostra vita abbiamo dato al Signore Gesù. In questo modo noi potremo comprendere anche il futuro. Lo Spirito, ci dice Gesù, ci rivelerà ogni cosa, anche le cose future. Non è che Gesù non ha finito il programma durante la sua vita pubblica, non è che Gesù non ha fatto in tempo a dirci tutto quello che ci doveva dire. Gesù ci ha detto tutto, ma lo Spirito Santo ci permetterà di portare le cose che Gesù ci ha detto nella nostra vita, nel nostro cuore, senza essere schiacciati da esse. Infatti, durante la vita pubblica, Gesù per ben 3 volte ha provato a dire la verità ai suoi apostoli, e cioè che lui doveva soffrire, che lui doveva morire prima di risorgere per la nostra salvezza, ma gli apostoli non lo hanno compreso. Prima della Pasqua questo era impossibile da capire per gli uomini. Dopo la Pasqua, con il dono dello Spirito, questo diventa possibile da essere compreso, e questo fa lo Spirito per noi. Ci fa comprendere che Gesù aveva ragione, ci fa comprendere che perdere la vita per poterla ritrovare è proprio la verità. Ci fa comprendere che la gloria Gesù l'ha data al Padre sulla croce, quando ha offerto la sua esistenza come dono d'amore per tutti, per la salvezza del mondo. E quindi ci fa comprendere che anche noi dobbiamo donare la nostra vita ai fratelli e alle sorelle per rendere gloria a Dio, per dare testimonianza al Signore. Altrimenti la nostra vita non ha consistenza, altrimenti la nostra vita non ha peso. Infatti in ebraico gloria significa proprio peso, consistenza.
è una vita che ha peso, una vita consistente, una vita di spessore, è una vita che tralascia tutto ciò che vola via come la pula e trattiene tutto ciò che è importante come il grano buono. Noi dobbiamo tenere quello che Gesù ci ha detto, quello che Paolo ha chiamato il frutto dello Spirito, e dobbiamo far volar via quello che Paolo ha chiamato le opere della carne. Allora impariamo a fare silenzio nel nostro cuore, nella nostra vita, per poter ascoltare la voce dello Spirito che ci suggerisce la direzione da dare alla nostra esistenza, per poter ascoltare la voce dello Spirito che ci indica la strada della nostra vita. In questo modo davvero saremo creature nuove, in questo modo davvero porteremo il frutto dello Spirito, trasformando la nostra esistenza, l'esistenza di tutte le persone con cui veniamo a contatto, l'intera creazione. Buona festa di Pentecoste a tutti.